Mi sono messo questa maglietta qua, ragazzi, per un solo motivo, tanto qui sono già rosso, almeno facciamo pandan, almeno siamo tutti belli coordinati e non ne parliamo più. Come state? Oh, sono contento di tornare a registrare qua perché in questi giorni in cui sono stato fuori casa mi sono sentito un po' a disagio, piccolo aperitivo per la settimana che verrà perché sarò in ferie e quindi magari vi riuscirò a mostrare anche posti bellissimi mentre faremo una chiacchierata inerente, basata sul calciomercato della Juventus, se qualcosa arriverà a muoversi, ovviamente. Ricordo l'ultima volta che sono andato in ferie, perché l'anno scorso non ci sono andato, però era l'estate in cui veniva presentato Allegri, il mio primo giorno di vacanza, c'era stata la conferenza stampa di presentazione di Allegri, abbiamo fatto il video nel giardino della casa, sono dei ricordi comunque anche questi legati alle vacanze. E proprio di Allegri dobbiamo parlare, perché comunque ieri indirettamente è arrivata una conferma, una notizia, e cioè la conferma di Massimiliano Allegri. Ce n'era bisogno? Forse sì, forse no, ormai col tempo si era compreso, però se la Juventus arriva a contattare Magnanelli, ex centrocampista, capitano e bandiera del Sassuolo, per offrirgli il posto lasciato vacante da Paolo Bianco, che è stato ufficializzato come allenatore del Modena, si fa tutto in Emilia, tutto vicino a casa mia, è perché ovviamente Allegri rimarrà un altro anno sulla panchina della Juve. E si sta cercando di formare lo staff. Allora, vado a memoria, ma Magnanelli dovrebbe essere stato a Sassuolo dal 2005 al 2022, quindi stiamo parlando di 17 anni, e dovrebbe essere stato allenato da Allegri in Serie C2, dove è stata, anzi in C1, dove è stata vinta la Serie C1, promozione in Serie B per il Sassuolo nella stagione 2007-2008, quindi nei primissimi anni di Magnanelli da giocatore del Sassuolo, quando poi Allegri appunto ha centrato la promozione in Serie B, quindi Allegri che dopo aver contattato Padoin, dopo aver contattato Bianco, va a contattare Magnanelli, quindi si va a cercare un po' di giocatori che comunque ha già allenato nel corso della carriera e che sono interessati a fare anche questo tipo di percorso post ritiro. Ieri leggevo qualcuno che diceva: ecco, vedi, alla Juve gli amici di Allegri, però ragazzi, se Allegri sarà confermato ed è stato confermato allenatore, è la cosa più normale e logica del mondo che vada a selezionare delle personalità che lui ritiene giuste, con le quali si trova bene. Questo non è un discorso di amicizie di Allegri da inserire alla Juve, è un discorso di amicizia di Allegri da inserire nello staff di Allegri. Sono veramente due concetti differenti. Questa cosa non deve stupire e non può stupire. Poi ci sono tutti i motivi del mondo per meravigliarsi della permanenza di Allegri come allenatore della Juve. Questo assolutamente sì. E non mi meraviglierebbe la partenza di Giuntoli da Napoli. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione di Garcia, tra l'altro un vero e proprio show insieme a De Laurentiis. Non mi sono visto tutta la conferenza, però mi sono visto due o tre clip divertenti che hanno fatto il giro del web, quella in cui De Laurentiis dice no con il ditino e quella in cui chiede a Garcia se è effettivamente arrivato in finale di Champions, e Garcia invece dice no, semifinale. De Laurentiis dice vabbè, se l'era preparata bene, complimentoni da questo punto di vista. E sentivo Romeo Agresti che parlava appunto di questa assenza di Giuntoli all'interno della conferenza. Io mi ero posto questa domanda, e cioè Garcia è stato un nome scelto dall'allenatore, o è stato l'ultimo lavoro eseguito da Giuntoli, quindi l'ultima scelta di Giuntoli? Probabilmente è stato scelto dall'allenatore e Giuntoli ha lavorato per farlo arrivare. Avrà dato anche una sorta magari di consenso. Ci saranno stati questi nomi inseriti in questa lista e De Laurentiis avrà poi scelto alcuni nomi, ed erano nomi comunque condivisi da Giuntoli, che è il direttore sportivo. Quindi in teoria, in linea puramente teorica, Giuntoli ora dovrebbe lasciare Napoli, dovrebbero esserci appunto questi contatti con il patron De Laurentiis per cercare di liberarsi e approdare alla Juve, con la quale ha un accordo. Però io, sapete, sono molto pragmatico su queste cose, finché non vedo non credo, e quindi mi siedo sulla riva del fiume, attendo e vediamo che cosa accade, perché chiave mercato ho visto fin troppe volte cose già fatte, cose ad incastro, cose logiche che poi in realtà sono sfociate anche quando c'erano già gli accordi, perché comunque poi le idee si cambiano e soprattutto le cose possono cambiare anche se le idee non cambiano. Traduco: se invece De Laurentiis punta i piedi e dice Giuntoli no, non ti muovi fino alla fine del contratto, Giuntoli non si muove fino alla fine del contratto, perché ci sono appunto dei vincoli legali e quindi c'è poco da fare. E a proposito di contratti, non possiamo fare altro che parlare di Chiesa. Voglio riparlare di Chiesa perché
anche ieri sera a Tutti in the Box ci siamo un po' scaldati a parlare di Chiesa e ci siamo scaldati probabilmente io ed Avom perché avevamo delle visioni opposte, ma perché tutti e due vogliamo bene a Chiesa e quindi sentire in questo momento queste voci su Federico Chiesa fa male un po' a tutti i tifosi della Juventus. Infatti secondo me il discorso di Chiesa va affrontato da due punti di vista, cioè il punto di vista puramente sentimentale, quello del tifoso. Il tifoso che cosa deve dire? Ragazzo mio, mi dà fastidio che mi viene a chiedere 8 milioni di euro all'anno. Il tifoso non può fare altro che dire questo. Poi il tifoso non spende soldi, non mette soldi per il rinnovo di Chiesa, non mette soldi nel senso che il tifoso non sostiene la Juventus, perché questo accade anche in annate come questa qui, cui comunque le cose non vanno troppo bene. In realtà sono curioso di vedere i numeri della campagna abbonamenti, perché ci sono veramente delle aspettative strane intorno a questa stagione della Juve. Sembra quasi che internamente alla Juve non ci stiano credendo così tanto nella prossima stagione, quindi sono veramente curioso di vedere poi l'output dal punto di vista della campagna abbonamenti. Però il tifoso non è che ha potere decisionale su questa cosa, quindi può anche benissimo dire ne vuole 8, dagliene 10, che tanto non tocca il mio portafoglio. E poi c'è quello del punto di vista pragmatico, e cioè interrogarsi e dirsi oggi: Chiesa un punto fermo per questa Juve? Tatticamente io dico di no, ma non perché non lo voglia, ma perché l'anno scorso abbiamo giocato 3-5-2 e Chiesa l'abbiamo visto o esterno destro a tutta fascia, e un quinto di Allegri Chiesa non lo può fare, lo sappiamo benissimo, non ha quelle caratteristiche lì. Ha fatto la punta, e fare la punta in quel modo lì viene un po' complicato a Chiesa. E poi quando si è passati al 3-4-3 c'erano proprio dei problemi strutturali, e si è secondo me sentita molto l'assenza del terzo centrocampista, perché bene o male il centrocampo era una delle poche cose che si era formata con un triangolo, con una titolarità, con delle gerarchie vere e proprie, quindi Locatelli, Fagioli e Rabiot. Quindi l'anno scorso è stato veramente complicato cercare di inserire Federico Chiesa all'interno del contesto Juve. Quest'anno è già andato via Di Maria, però si ragiona anche su un'eventuale cessione grossa, quindi o Chiesa o Vlahovic. E quindi interrogandoci da questo punto di vista, io vi dico, proprio a livello pratico, se si continuerà col 3-5-2 o se si andrà al 4-3-1-2, Federico Chiesa dove lo metti? Perché Federico Chiesa non è una punta, te la può fare, perché è un giocatore moderno, però non è il suo ruolo, non è dove riesce a esprimere il meglio di sé. Federico Chiesa oggi non è nemmeno una certezza dal punto di vista fisico, perché rientra da un infortunio. Io sinceramente non mi aspettavo tanto di più dal Chiesa post infortunio, e Chiesa gli ultimi due gol della Juve li segna proprio lui in stagione, quindi anche comunque un finale in crescendo. Ci sono stati giocatori, ragazzi, che ci hanno impiegato tanto dopo un infortunio del genere a tornare. Secondo me Chiesa ha rispettato un attimo le aspettative che c'erano post infortunio. Quindi se oggi arriva una squadra e dice a Chiesa: Chiesa, io ti voglio parlare con la Juve, ti offro 7, 8, 9, 10 milioni di euro all'anno, quelli che sono. Chiesa va dalla Juventus e gli dice: ragazzi, c'è l'aumento. E la Juventus, di fronte a tutte queste motivazioni, dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista della scadenza del contratto, la Juve in questo momento può offrire 8 milioni di euro a Chiesa? Secondo me non avrebbe senso, perché la Juve mi sembra che stia andando in un'altra direzione. Mi sembra questo. Quindi c'è una cosa dal punto di vista romantico e una dal punto di vista pragmatico. Poi lo sapete come la penso io, e cerco di andare anche un po' più nel profondo di questo discorso qua. Secondo me quello che stia leggendo sugli 8 milioni di Chiesa è un pochino tirato. È un pochino tirato, e vi spiego anche il perché. Cioè, la notizia che abbiamo è: Chiesa vuole 8 milioni. Come esce questa notizia? Io dubito che sia il procuratore di Chiesa ad andare a parlare con i giornali e a dire: sai cosa, il mio assistito vuole 8 milioni di euro. Perché? Perché non sarebbe nell'interesse del giocatore, a meno che non ci sia davvero un'offerta di un certo tipo, con uno stipendio importante, un progetto tecnico che coinvolge Chiesa magari in prima persona, cosa che in questo momento non mi sembra essere il disegno, il ricalco della Juventus. E il giocatore sta facendo il diavolo a quattro per partire. In questo caso avrebbe senso che il procuratore vada a chiamare e vada a dire: ragazzi, noi vogliamo 8 milioni di euro, Juve non ce li dà. Però a me sembra molto più sensato, dato che Chiesa si trova 2 anni dalla scadenza del contratto, che la Juventus prenda in mano il telefono: salve, tra 2 stagioni scade Chiesa,
Non possiamo arrivare alla prossima estate, a un anno dalla scadenza del contratto, a cercare di metterci d'accordo, perché poi rischiamo di perdere il calciatore a parametro zero. Venite che ne parliamo, andiamo a discutere un pochettino. Chiesa in questo momento guadagna 5 milioni di euro all'interno della Juventus, tra i 4 e mezzo e i 5, più vicino ai 5. E quindi, in caso di chiamata della Juventus per cercare di non perdere il ragazzo a zero, io sono abbastanza convinto che Chiesa abbia chiesto un aumento, anche perché si trova di fronte a una situazione in cui in questo momento nello spogliatoio ha Pogba che ne prende 8, Szczęsny che ha rinnovato a 7, Rabiot che ne prendeva 7, Bremer che ne prende 6 o 6 e mezzo, Alexandro che ne prende 6 e mezzo, Bonucci che ne prende 6 e mezzo. Insomma, ci sono dei giocatori all'interno dello spogliatoio della Juve che hanno degli stipendi elevati e alcuni giocatori sono anche meno impattanti. Per darvi un'idea, la stessa distanza che c'è, anzi, c'è più distanza dallo stipendio di Chiesa a quello di Alexandro piuttosto che da quello di Chiesa a quello di Rugani. Guadagna 3,5 Rugani, 5 Chiesa, 6,5 Alexandro, anzi, c'è la stessa distanza, c'è la stessa identica distanza. Quindi io capisco che un giocatore ha maggior ragione a quest'età, perché Chiesa è un 97, ha 26 anni, è il momento in cui devi iniziare a pompare perché sei nel pieno della tua maturità calcistica. Se la società gli chiede un rinnovo, lui chiede un rinnovo al rialzo. Se la Juve arriva a offrirne 6, 6 e mezzo, secondo voi accetta Chiesa? Secondo me sì. Io non credo che Chiesa sia andato lì a dire 8 milioni o 8 milioni, a meno che, ripeto, Chiesa non abbia già in mente di andar via. Abbia già in mente di andar via e quindi ti dice: allora io rimango la Juve, d'accordo, però voglio sapere di essere al centro del progetto tecnico e voglio il massimo. In quel caso, da tifoso, mi dispiacerebbe perché è una situazione non simpatica. Una situazione non simpatica, a maggior ragione in questo momento, a maggior ragione dopo un rientro da un infortunio che ti ha tenuto fuori un anno, con la Juve che ti ha aspettato e comunque ti ha pagato l'ingaggio anche se sei stato fermo. Poi lì sicuramente saranno intervenuti assicurazioni e tutte queste cose qua. Però è molto strana la dinamica. Io, immaginandomi questo momento qua, vedo più una Juventus che dice: sai, dobbiamo vendere, dobbiamo cedere, dobbiamo tagliare, non possiamo permetterci di perdere a zero un giocatore che abbiamo comunque pagato tanto, perché il cartellino di Chiesa è stato pagato tanto, e ricorderete tutti un po' anche le polemiche che ci sono state da questo punto di vista. Io in primis non pensavo che valesse quei soldi lì Chiesa, perché parlavamo tra i 50 e i 60 milioni di euro. Poi il Chiesa che abbiamo visto il primo anno, il Chiesa che abbiamo visto all'europeo, strepitoso, straordinario. L'anno scorso non era partito bene, poi l'infortunio, quest'anno è andato un pochino più calmo. Però a me non torna questa cosa, perché veramente, conoscendo com'è oggi il mercato, una società deve cercare di tutelarsi di fronte ai calciatori che possono svincolarsi, prendersi su e andare via, andando a bruciare quello che è un investimento vero e proprio a livello di cartellino. Quindi le società dovrebbero cercare in questo momento di tenersi stretti i calciatori che ovviamente hanno in testa come i calciatori che sono primo posto nel progetto tecnico. E c'è da capire se la Juve questo vede in Chiesa oppure no. Perché? Perché se devo pensare, vendo Chiesa o vendo Vlahovic? Chiesa è un 97, Vlahovic è un 2000. Chiesa l'ho preso qualche anno fa, Vlahovic l'ho preso un anno e mezzo fa. Chiesa ha un ruolo che nel 4-3-1-2, nel 3-5-2 difficilmente riesco a utilizzare. Invece Vlahovic nel 3-5-2, nel 4-3-1-2 riesco a utilizzare. Ha comunque un costo del cartellino maggiore Vlahovic, certo, però se vendo Chiesa oggi magari posso tirare un pochettino più sul prezzo. E soprattutto sulle scadenze contrattuali. E una società come la Juventus, anzi una società oggi nel calcio, ragiona su questi binari, che vanno forse anche al di là di quello che è il carattere puramente sportivo. Quindi a me sembra molto più plausibile che sia stata la Juventus a dire: ehi, attenzione, tra due anni scade questo, che cosa facciamo? Possiamo mica perderlo a zero, allora rinnoviamolo. Però credo che anche dall'altra parte sia logico, a maggior ragione vedendo uno spogliatoio con queste cifre, chiedere l'aumento. Poi qualcuno dirà: sì, però Pogba ne prende così, però c'è il decreto crescita. Ma il giocatore quello non gli interessa. Il giocatore non gli frega niente se col decreto crescita paghi meno tasse per Pogba. Lui sa che Pogba prende X e lui prende Y. E all'interno degli spogliatoi queste cose, ragazzi, pesano e non poco, a maggior ragione per quei giocatori che in teoria sulla carta dovrebbero essere considerati il centro del progetto. Quindi punto di domanda alla fine della frase: Chiesa è al centro del progetto tecnico della Juve? Secondo me no. E magari questa volontà di cedere Chiesa e non impiegare quell'ingaggio lì
va nella stessa direzione, perché sarebbe un incastro, pensiamoci un attimo dal punto di vista più pragmatico e meno romantico, perfetto per Milinkovic-Savic. Io non credo che sia un nome logico per la Juventus oggi Milinkovic-Savic, ma non so nemmeno perché Milinkovic-Savic oggi dovrebbe scegliere la Juve piuttosto che un'altra squadra che gioca la Champions, a meno che non gli vengano date garanzie tecniche sul fatto che si potrebbe vincere lo scudetto l'anno prossimo, si lavorerà per vincere lo scudetto l'anno prossimo, però cioè, questo discorso è stato fatto a Bremer l'anno scorso, Di Venire l'anno scorso, Pogba l'anno scorso, Locatelli l'anno prima, Ken l'anno prima, Chiesa quando è arrivato con Pirlo, cioè poi c'è il campo, poi c'è l'organizzazione, poi ci sono i punti, poi ci sono le vittorie, poi ci sono gli imprevisti, c'è tutto il resto dentro, quindi non è che se Milinkovic-Savic arriva e gli prometti lo scudetto tu vinci lo scudetto, e credo che sia abbastanza anche scontato da sottolineare, però lo sottolineo comunque. Però sarebbe sensato da un certo punto di vista, perché oggi, perché poi bisogna farsi una domanda, perché vi dico a me puzza questo discorso di Chiesa? Perché mi sembra quasi che la Juventus voglia preparare il terreno, perché un conto è se tu vendi Chiesa senza niente prima. Cioè immaginati oggi tu di vendere Chiesa, tu Juventus. Vieni da un'annata senza soddisfazione dal punto di vista sportivo, da un'annata di processi, da una conferma dell'allenatore, che secondo gran parte della tifoseria è sbagliata, appunto da questa campagna abbonamenti in corso. Io continuo a vedere che il profilo Twitter della Juve tutti i giorni posta lo stesso link con scritto ultima chiamata solo per oggi, cioè sembra la televendita delle pentole di Mastrota o della Hemiflex, che solo per oggi c'è quell'offerta, 3-4 giorni che c'è solo per oggi l'ultima giornata per rinnovare gli abbonamenti. Questa cosa a me preoccupa un po', perché a me dispiace sinceramente da tifoso della Juve che lo stadio poi sia vuoto. Io capisco il tifoso che oggi non vuole andare allo stadio, investire, spendere soldi, perché magari si sente anche un po' tradito dalla Juve, lo capisco, però a me da tifoso dispiace vedere lo stadio vuoto, non posso farci niente. Io che ho fatto il secondo e il terzo anno di Conte di abbonamento, era una bolgia quello stadio, ci sono tantissimi problemi, non staremo qui a parlarne, però immaginatevi pure la mazzata del vendo pure Chiesa. Tifosi della Juve un po' gli girano e c'ha anche ragione, però diverso è vendere Chiesa dopo che era iniziata a circolare la voce che lui in realtà voleva 8 milioni per il rinnovo e non se ne faceva niente. Ragazzi, l'opinione pubblica peso ce l'ha assolutamente, perché poi non dimentichiamoci mai, come vi ripeto sempre, che senza il tifoso il calcio non c'è. Quindi già siamo in una situazione non facile, vendi anche uno dei giocatori più amati della tifoseria, secondo me queste notizie del Chiesa vuole 8 milioni sono un pochettino preparare la strada a una potenziale, eventuale, possibile, vedete voi l'aggettivo giusto, cessione di Chiesa. Però dall'altra parte vi dico, Milinkovic-Savic è in uscita dalla Lazio, ha un prezzo di saldo, quello stipendio che non do a Chiesa lo investo su questo giocatore che va a prendermi la posizione di Rabiot e quindi vado comunque a ridurre il monte ingaggi, perché comunque Rabiot già prendeva dei bei soldi, lo riqualifico a livello tattico perché comunque un centrocampista lo posso usare nel 3-5-2, nel 4-3-3, nel 4-3-1-2, fa sempre la mezzala, o se proprio vogliamo esagerare pure il trequartista, cosa che non credo, ed è un giocatore che conosce Kostic, è un giocatore che conosce Vlahovic e potrebbe anche cercare di calmare le acque da quel punto di vista. Io mi immagino Vlahovic come cessione, ve l'ho sempre detto, perché il pezzo grosso è quello che ti porta più soldi. Però questa cosa di Chiesa mi puzza tanto, e credo che dal punto di vista direttamente della società Juventus la cessione di Chiesa sia la cosa più logica in assoluto, proprio dal punto di vista di convenienza, e i motivi ve li ho già elencati. A me questa cosa mi spezzerebbe il cuore. Chiesa dopo Dybala è stato uno di quei giocatori che nel post Del Piero mi ha dato più vibes, non per arrivare a essere Del Piero, perché Del Piero è Del Piero e sarà Del Piero sempre, però di vicinanza, proprio affettive. Io a Chiesa voglio bene, voglio sinceramente bene, da tifoso mi sono innamorato di Federico Chiesa, e pensare che possa essere ceduto in questa stagione dopo averlo visto bene o male un anno fatto bene, perché poi c'è stato l'infortunio e poi c'è stato il rientro, mi dispiacerebbe. Capisco che la Juventus oggi voglia tutelarsi con un rinnovo, capisco anche che il ragazzo voglia un aumento, se la Juve non vuol dargli l'aumento, però mi piacerebbe semplicemente che dicesse no, guarda Fede,
Grazie, 6 milioni e mezzo non te li vogliamo dare, se volevi rinnovare le stesse cifre bene. E allora ci guardiamo intorno per capire se ci sono squadre che andranno a portare un'offerta che vogliamo. Io non credo che ci saranno tanti giorni, per definire sta roba qui. Cioè, si parla troppo di Chiesa, ragazzi. Si sta parlando troppo di Chiesa. Non è una coincidenza quando si parla troppo di un calciatore. E non se ne sta parlando perché ha fatto gol l'altro giorno all'Olanda. Non è questo il parlare di Chiesa. E secondo me l'incastro con Milinkovic-Savic potrebbe essere anche quella sorta di contentino da dare in pasto alla tifoseria, perché cavolo, ti perdo pure Chiesa, però almeno ti prendo Savic. Io non so se è il modo che mi piace in questo momento di vedere il progetto Juve, perché davvero a me invece piacerebbe vedere l'esatto opposto. Cioè, a me piacerebbe in questo momento difficile a Juventus un pochettino di coraggio dal punto di vista delle decisioni. Perché io mi sento come su questa barchetta in mezzo al mare, in una tempesta. Questa è la barchetta della Juve, io sono sopra la barchetta, il mare è la situazione della Juve. Non so se mi salverò, non so se questa zattera arriverà sull'isola, se questa zattera si rovescerà, se questa zattera un giorno verrà avvistata da uno che passa in aeroplano e verrà a salvarmi. Io so solo che sono qua e sono in balia delle onde. E quindi mi piacerebbe invece, cavolo, la certezza di avere a bordo della zattera un salvagente, che se casomai si rovescia io almeno sono lì, una scorta d'acqua, una scorta di cibo. A me piacerebbe sapere che la Juventus, di sapere che la Juventus ha le idee chiare. Cioè, questa è l'unica cosa che mi importa. Non voglio più Chiesa, che è una scelta che non condivido, ma è una scelta. Bene, prendo e vendo Chiesa se voglio trattenere Vlahovic. Voglio Frattesi perché credo che Frattesi sia il calciatore con le caratteristiche perfette. Vado e prendo Frattesi. Non è che se c'è l'Inter, il Napoli, il Milan, la Roma, qualsiasi squadra dietro a Frattesi, quindi è più difficile, dico, ma allora sai cosa? Allora forse prendo Milinkovic-Savic. Cioè, sono due giocatori diversi. Hanno due annate diverse, due percorsi diversi, due status diversi. Cioè, quale ti serve dei due? Quale ti serve? Milinkovic-Savic o Frattesi? Non è la stessa roba. Ti serve Chiesa o ti serve Vlahovic? Non è la stessa roba. Dai via De Ligt e prendi Bremer. Quindi vuoi giocare a 3? No, voglio giocare a 4-3-3. Allora perché prendi Bremer? No, perché poi se no arriviamo sempre ad incastrarci, ad incartarci. Poi secondo me l'allenatore ha delle grosse responsabilità per quelli che sono questi anni. Però cavolo, ai piani alti quando poi fa mercato, bisogna che si faccia mercato con l'idea di quello che si vuole fare durante la stagione. E non è un discorso di livello della squadra, perché per me la Juve quest'anno aveva la rosa più forte della Serie A insieme all'Inter. La rosa più forte della Serie A insieme all'Inter. Però quanto era costruita male sta rosa. Terzini, neanche a parlarne. Kostić lo prendi per giocare 4-3-3, ma nel 4-3-3 non ci gioca perché è un giocatore a difesa 3. Davanti prendi Chiesa di Maria. Il tridente lo vedi due volte in un anno, ripartiamo da quella roba lì. Per favore, ripartiamo da quella roba lì, dalla certezza, dalla volontà, dalle idee, dai progetti. Non che prendo Zaccaria dopo 6 mesi. Ciao Zaccaria, ma che è?